Cristina e ho 52 anni, sono nata a Genova e abito a Nervi, che è un quartiere di Genova molto carino, che è come un paese nella città, dove si vive molto bene, vicino al mare ovviamente, con mio marito e i figli Emanuele, Alessandro, Giovanna, Francesca e Valentina. Nonché Rupert si fa valere, che è il cane, il gatto che è Lucio e Marco. Sono Paolo, classe 1961, nato a Genova e ho avuto la fortuna di conoscere Cristina primi anni 90. Cristina era già allora mamma di due piccoli cuccioli. I due figli maggiori, Emanuele e Alessandro, sono nati dal primo matrimonio che ho celebrato nell'89 e poi è stato annullato dalla Sacra Rota. Quindi io sono diventato con piena naturalezza il loro papà a tutti gli effetti. E ho tenuto a farmi chiamare papi per avere giusto una distinzione tra il papà genetico e il papà, diciamo, di fatto. Poi, con il loro pieno entusiasmo e anche nostra piena irrazionalità e incoscienza, abbiamo pensato bene di implementare il nucleo familiare e in sequenza biennale sono arrivati in primis Giovanna, Francesca e Valentina. Quando ho ottenuto l'annullamento della Sacra Rota, a quel punto io e Paolo abbiamo poi pensato giustamente di organizzarci per sposarci in chiesa con i figli, perché siamo entrambi credenti, quindi per noi era una cosa fondamentale il matrimonio in chiesa. Lui vive proprio per la famiglia, ha sempre cercato e cerca tuttora comunque di farci stare tutti bene. E con la differenza che purtroppo fino a un po' di tempo fa tutto questo funzionava molto più, in modo più rilassante. Purtroppo la difficoltà della crisi, cioè la crisi c'è, e ha messo in difficoltà tutti, non solo lui. Vuol dire distacco, vuol dire impegni diversi, vuol dire mancanza di tempo, di disponibilità e avere sempre la testa altrove. E quindi le nostre belle abitudini di riuscire a goderci degli spazi un po' più per noi, e negli ultimi tempi si sono un po' perse. Il mio lavoro sinteticamente si può riassumere nella libera professione del geometra, in una zona di pregio ambientale e paesaggistico e quindi limitato alla ristrutturazione, piscine, negozi, banche, anche se poi il mio lavoro si estende anche fuori piazza, non solo su Genova ma anche la riviera e fuori regione. Faccio naturalmente la mamma e la casalinga e quindi mi occupo da sola della casa, di tutto quello che c'è da fare, del mangiare, di portare le figlie avanti e indietro per i loro interessi, e però riesco anche a fare qualcosa per me, e per cui riesco ad andare in palestra. Questa è una ciccia, eh? Ciccia? Cos'è ciccia? Una tua amica? No, la tua ciccia. Siamo secondo me abbastanza complementari, nel senso che io non ho da vedere ma sono forse più pazzo di quanto dia da vedere, lei sembra più pazza di quanto invece in effetti è, però lei è veramente un vulcano. Non ci sono due giornate di fila che si segua lo stesso cliché, la stessa cosa, c'è sempre qualcosa in programma. Sono sempre stata molto sportiva, sin da piccola vado sullo snowboard con tutta la famiglia, ci sappiamo andare ormai da 10 anni. Ho i tennis, roller, kangoo jump, ferrate, ho fatto praticamente quasi, non dico tutto perché, ma quasi tutto. Io direi che sono una persona. La mamma è una creativa. La mamma anche da tempo strano. Il pilastro della famiglia, tutto ruota intorno a lei. Una donna molto socievole, solare, allegra. Gli piace abbronzarsi e ha un carattere dolcissimo, quindi... Con tutti è disponibile e sì, è piena di energie. Ha idee molto belle e anche un po' strane che escono. Loro ormai lo sanno come sono, per cui non si stupiscono neanche più. Quando chiedono di me, sei un po' originale, un po' particolare, le piacciono le cose un po' così. Fai di nuovo a quadrettini, non farli troppo grossi. Sì, ok. Che c'è anche quella con la salvia, se ci riesci sì.
di precisi. Mio papà è molto preso dal lavoro, però comunque anche lui quando c'è fa sempre battute simpatiche, anche lui a volte scherza molto. È un po' pignolo, proprio se vogliamo trovare un difetto. Quando noi facciamo i viaggi e ritorniamo, lui sta lì per 2 ore a mettere a posto la macchina. Finché non è tutto a posto lui non sale in casa. È bravo, è disponibile per qualunque cosa lui c'è. Riconosco molto il merito di mio padre, che comunque riesce a mandare avanti la nostra famiglia così tanto numerosa. Il mio futuro vede per la famiglia il cercare di dare a loro quello che per me non c'è mai stato, cioè la serenità. Arrivare a dare a loro una casa a ciascuno di questi tempi, riuscire a dargli un minimo di serenità, non fargli mancare niente nel quotidiano, non è così semplice come possa sembrare.